10 semplici modi di addestrare un cagnolino. Se il vostro cagnolino è adorabile, ma tra il suo abbaiare, masticare tutto quello che trova e le varie marachelle che combina state uscendo fuori di senno, fermi lì, non c'è da disperarsi. Non tutti hanno la possibilità di ricorrere ad un addestratore professionista, però per fortuna ci sono molti modi per addestrare un cucciolo, da fare tranquillamente a casa. Per far capire al vostro cucciolo chi è che tiene il guinzaglio in mano, continuate a guardare per imparare di più sull'addestramento dei cani. Ma mi raccomando, prima cliccate sul tasto iscriviti e abilitate poi le notifiche per rimanere in prima fila con lato positivo. 10. Mai urlare contro un cucciolo. È difficile restare calmi quando scoprite che il vostro cagnetto ha rosicchiato i cavi del vostro PC o quando inizia ad abbaiare senza fermarsi. Tutto questo ovviamente succede sempre quando avete una scadenza importante di lavoro o quando vorreste solo un po' di silenzio. Urlandogli però, il vostro cane rischia di veder spezzato l'importante legame che ha con voi. I cani sono in sintonia con il loro padrone, quindi alzare la voce potrebbe causargli stress e renderlo molto ansioso. Ironicamente, perdere la pazienza potrebbe quindi portarlo ad agire in modo ancora più sovraeccitato. Vedendovi abbaiare a vostra volta, potrebbe addirittura capire che sentirlo abbaiare è qualcosa che vi piace. 9. Siate severi. Si capisce, quegli occhioni dolci da cucciolo potrebbero farvi desistere da ogni tentazione di sgridare il cane quando si comporta male. È necessario però essere severi per insegnargli come comportarsi. I cuccioli hanno bisogno di seguire un capobranco, dunque comportarsi in modo troppo permissivo non li motiverebbe a sufficienza per imparare le regole. Ecco perché è molto importante usare un tono di voce perentorio per redarguirlo, ma senza mai urlare. Il cucciolo imparerà a riconoscere il vostro tono di voce e vi identificherà come figure autoritarie. La cosa migliore a quel punto sarà insegnare al cane delle parole semplici per farvi capire. Quindi, la prossima volta che comincerà ad arrampicarsi sul divano, fategli sentire quel perentorio no! 8. Mai ricorrere alle minacce fisiche. Usare le maniere forti o minacciare non è mai la migliore idea per far capire le regole di casa al vostro cane. Sono comportamenti che spingeranno il cane ad avere paura di voi e a perdere così la sua naturale fiducia nei vostri confronti. Anche senza mettergli le mani addosso, il cane può restare spaventato anche usando i collari elettrificati. Minacciarlo sbattendogli il piede vicino invierà inoltre al cucciolo un chiaro segnale per farvi percepire come un pericolo. È importante mantenere saldo il legame con il vostro cane, quindi mai e poi mai minacciarlo o colpirlo. 7. Fategli imparare il concetto di tempo scaduto. Questa è un'ottima tecnica per insegnare ad un cucciolo di smettere di comportarsi in modo aggressivo o fastidioso. La prossima volta che il cane continuerà ad abbaiare senza sosta o che inizierà a fare il prepotente con un altro animale, vi basterà metterlo in una gabbietta oppure in un posto per lui noioso, ad esempio il bagno o la stanza da letto. Mi raccomando però che sia un posto sicuro. Il cane deve restarci per 2 o 3 minuti, non di più. Ogni volta che si comporta male, ditegli le parole «tempo scaduto» e spostatelo sempre nello stesso posto punitivo. In tal modo, il cucciolo imparerà quali sono i comportamenti che dovrà evitare di ripetere. 6. Non fissate il cane negli occhi. Quando si rimprovera un bambino che si è comportato male, fissarlo negli occhi è importante per sottolineare che fate sul serio. Un cane, però, avverte uno sguardo fisso e prolungato come una minaccia, perciò non funziona come metodo educativo. Il vostro cucciolo vi guarderà negli occhi quando si aspetta un regalo, oppure del cibo, o ancora quando vuole uscire a fare la passeggiata. Se sarete voi a fissarlo, però, il cane diventerà estremamente nervoso, come facciamo anche noi. In questo caso lo vedrete probabilmente abbassarsi quasi raso a terra, distogliere lo sguardo e cercare qualsiasi scusa per fare altro, perché sarà innervosito dal vostro comportamento. Fissarlo renderà la lezione che state cercando di impartirgli molto più difficile da capire per lui. 5. Fategli capire che non deve mai mordere. Secondo il sito Caesar's Way, il blog del famoso addestratore Caesar Millan, una buona tecnica per far capire ad un cucciolo che mordere è sbagliato è emettere un guaito.
Quando il cucciolo gioca con altri cani e gli capita di morderne uno troppo forte, il cane che viene morso si lamenterà con guaito e il nostro cucciolo allenterà la presa. Se il cane morderà voi, potrete quindi provare a guaire per fargli capire che non si fa così. Un'altra tecnica è dare al cucciolo un giocattolo da mordere per farlo sfogare. In questo modo potrà capire cosa va bene mordere e cosa no. 4. Non pensiate che il cane sappia già dove fare i suoi bisogni. Un cucciolo ha bisogno di una routine molto rigida per imparare dov'è che si va in bagno. Il suo sistema digerente è molto regolare e tende ad andare di corpo dai 5 ai 30 minuti dopo mangiato. Se avete troppo da fare durante il giorno, se il cane mangia in orari diversi o se non potete portarlo fuori sempre alla stessa ora, non potrete evitare di trovare una sorpresina poco profumata a casa ogni tanto. Per educarlo dovrete lavorare su una routine molto severa per regolare gli orari in cui il cane mangia ed esce a passeggio. 3. Siate costanti. Se ieri avete punito il cane con un tempo scaduto per il suo abbaiare troppo forte e oggi invece lasciate correre, il cane non capirà bene la lezione che state cercando di dargli e non correggerà il comportamento. Altri esempi: far dormire il cane sul vostro letto solo in certi giorni e non altri, fargli graffiare il tavolo della sala da pranzo, farlo abbaiare quando suona la porta, a volte sì e a volte no, e consentirgli di masticare cose che non deve, certe volte sì e altre no. Questi cambiamenti nel vostro comportamento causeranno grossa confusione nel cucciolo, che non capirà dove sono i limiti che deve rispettare. La costanza è quindi fondamentale, anche se richiede fatica. Per fortuna, con costanza e disciplina, il cucciolo imparerà molto in fretta, nel giro di 4 o 6 mesi. In questo periodo, la maggior parte dei cani riescono a distinguere il giusto dallo sbagliato. 2. Non lasciate passare il tempo prima di rimproverarlo. Se tornando a casa scoprite che in vostra assenza il cagnetto ha rotto magari quel vaso antico, farete bene a non rimproverarlo. Passate già diverse ore dall'incidente, il cane non avrà idea del perché lo stiate rimproverando. I comportamenti sbagliati vanno puniti nel momento in cui li commette. Solo così un cucciolo riuscirà a collegare il suo comportamento al rimprovero. Se mentre guardate la TV il cagnolino inizia a mordervi la scarpa, sarà adorabile quanto vorrete, ma scostarlo delicatamente o allontanare il piede da lui gli insegnerà a non mordicchiare di nuovo le scarpe. L'importante quindi è farglielo capire subito. 1. Date sempre una ricompensa ad un cane educato. I cuccioli devono imparare come comportarsi bene e cosa si può e non si può fare. Perché capiscano che qualcosa è appropriato e permesso, è necessario ricorrere alla tecnica delle ricompense in due tempi. Se il cagnolino ha smesso di mordicchiare i cuscini di casa quando gli dite no, è ora di dargli la ricompensa. Se dopo averlo messo in punizione il cucciolo si è calmato, di nuovo via con la ricompensa. Se il cane finalmente ha imparato che i bisognini si fanno solo fuori casa, ditegli quanto è bravo. L'importante, insomma, è ricompensare subito i buoni comportamenti mostrati dal cane, così che potrà associare la gustosa ricompensa al fare il bravo. Educare un cane può essere molto difficoltoso, specie per proprietari inesperti, ma anche per quelli esperti, perché ogni cagnolino ha il suo comportamento e la sua personalità innati. Ma a parte qualche marachella, quella, ogni cucciolo è un regalo in più per la famiglia, e se seguirete questi consigli si comporterà bene già entro poco tempo. Se avete provato queste tecniche per qualche mese, ma il cagnolino ancora non vuole saperne di fare il bravo, provate a parlarne ad un veterinario che saprà consigliarvi qualche scuola di addestramento di fiducia. Che ci dite, cari amici? Qual è stato il momento più difficile nell'educazione del vostro cagnolino? Raccontatecelo nei commenti, qui sotto. Ricordate di dare un like a questo video e condividerlo con i vostri amici. Cliccate su iscriviti per restare con noi, dai il lato positivo della vita.